Buongiorno a tutti amici, meccanica quasi completata, adesso si inizia con la parte elettronica. Come motorizzazione è stata scelta la combo di casa Hobbywing, la X-Run, composta da un motore da 2250 kW sensored, brushless naturalmente, l'ultima versione la G2 e un regolatore l'XR8 Plus da 150 A, regolatore estremamente affidabile. Partiamo dal regolatore. All'interno della confezione troviamo, oltre che il regolatore, tre cavi AVG10, quindi dal grande diametro, guaine termorestringenti, una staffa che può essere ancorata nella parte inferiore del regolatore con le viti che ci vengono date in dotazione. Vedete, qui ci sono dei fori per l'ancoraggio. Naturalmente questa staffa viene utilizzata solamente se è necessario. Biadesivo, due fascette, una ventola di ricambio, molto utile, un foglio di adesivi e naturalmente le immancabili istruzioni. Adesso, prima di montare il regolatore sul modello, andiamo a effettuare le saldature. Ho scelto di effettuare il cablaggio con tutto cavo AVG10, un cavo di grandi dimensioni, ma ideale vista la potenza di questo motore. Certo, c'è da dire, insomma, che queste dimensioni per saldarle ci vuole un po'. Quindi vi occorre un buono stagno e un buon saldatore. Saldature effettuate, ho dato una direzione a ogni cavo per un motivo molto ben preciso che scoprirete non appena monterò il regolatore sul modello. Naturalmente, una volta montato anche il motore e la batteria, andrò ad accorciare i cavi se è necessario. Avete capito perché gli ho dato quell'angolatura in fase di saldatura? Immaginate se avevo saldato rispettando l'asse del regolatore. I cavi tendevano a fuoriuscire e dovevo fare una curva più forzata per accompagnarli verso il motore. Invece così è tutto più omogeneo, più armonioso, e questa operazione vi garantirà una maggior durata di tutto il cablaggio. Differenziale centrale. Centrale montato, come scorre la Kyosho, come scorre la Kyosho! Le prestazioni e la qualità di questo modello richiedono un servocomando che sia all'altezza. Futaba 9373SV, cassa completamente in metallo, servocomando veloce, potente e affidabile. Nella maggior parte dei casi troverete all'interno delle confezioni dei servocomandi questi gommini antivibrazioni che sono molto importanti perché isolano il vostro servocomando dalle vibrazioni del telaio ed è altrettanto importante montarli nella maniera corretta. Servocomando, gommino che in questo caso è di forma rettangolare, lo metto in sede, prendo la boccola e qui devo fare attenzione. La boccola ha una testa e la testa non va inserita dalla parte superiore, ma dalla parte inferiore. La parte più fine della boccola ha un diametro poco superiore a 3 mm, quindi se mettete la boccola al contrario, che cosa succede? Che quando andrete a serrare il servocomando sulla piastra radio, la boccola entrerà all'interno del foro della piastra radio e quindi vanificherà l'effetto del gommino antivibrazione. Se invece montato correttamente, il servocomando sarà perfettamente isolato dalle vibrazioni del telaio. Rimane
ricevente R304 S-Bus che ci viene data insieme al radiocomando Futaba 4PV. Motore Exeran, l'ultima versione, la G2 2250 kW, una bestia anche per quanto riguarda le dimensioni. Il diametro è standard 42 mm ma la lunghezza è di 74 mm, quindi un cassa lunga. All'interno della confezione trovo tre cavi AVG12 per il collegamento del motore con il regolatore, ma io, come vi ho detto prima, ho preferito fare tutto il cablaggio con AVG10, due cavi sensore, uno più corto e uno più lungo, e l'immancabile manuale delle istruzioni. Presentato il motore, adesso vado a effettuare le saldature. Vi ricordo che se utilizzate un motore dal diametro di 40 mm dovrete acquistare un optional IFW475, che sono dei piccoli anelli che vanno tra il motore e il supporto motore. Cablaggio completato, lavoro molto pulito. Nel frattempo ho fatto anche l'accoppiamento pignone corona. Una cosa molto importante: se utilizzate una motorizzazione del tipo sensored, quindi con il cavo sensore, il collegamento dei cavi deve avvenire in ordine alfabetico, quindi la lettera A con la B con B, C con C. Tanto le lettere sono molto bene evidenti sia sul regolatore che sul motore. In questo caso, per invertire il senso di rotazione, dovrete agire tramite program card. Ultime saldature, connettore della batteria. E che batteria è stata scelta? Gen 6 Bashing 5500 mAh, 50C di scarica, 4S. Leveraggio dello sterzo, non poteva mancare la squadretta in metallo della Kyosho da 25 denti, compatibile con i servocomandi di casa Futaba. Siamo agli sgoccioli, mancano veramente poche cose. Volete vedere il risultato finale? Non perdetevi il prossimo video. Seguitemi su Facebook e Instagram, ma soprattutto iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!